La gente deve sapere che Luigi Laureato a volte gioca anche off camera, quando non si filma. E come facciamo a vedere i replay di Luigi Laureato? Con la funzione replay di Showdown. Incredibile. Non mi ricordo se ho vinto o perso, quindi sarà così, sorpresa. Pincurci in lead contro Stall, che schifo. Clotsire, testo se è water absorb ed è effettivamente water absorb. Mi intossica, allora via, si mettono delle punte, si fa uno scambio. Entra Attarene, ma io predicto e metto Iron Threads. Ecco qua, caro Speed Boost. Mi mette Corviknight e io spinno. Ma questo replay è un po' troppo lento, secondo me. Andiamo in modalità hyperfast. The Fog, Flamethrower, U-turn, terremoto su Pincurchin, entra Iron Valiant e inizia a tirare Psyshock. E poi tira Thunderbolt predicendo. E poi tira Thunderbolt ancora e tira Zuffa. E ammazza grazie al Life Orb, eccetera. Beh, andiamo fast normale. Iron Leaves, Terra Fuoco, Terra Blast, va. SD sull'Attarene, non mi fa una sega. E vado di Leaf Blade che fa 76. Psyshock fa un botto, ma siamo vivi. Andiamo ancora di Terrorblast per evitare Rocky. Entra Dondoso, chiamiamo Leaf Blade, ma lui diventa Terra Grass e regge e ci ammazza con Liquidation. Entra Iron Moth, che non ha il Booster Energy, giusto? Perché ha Life Orb. Abbiamo Electric Terra, Energia, Sludge Wave, Psichico. E la finiamo così. Con uno Sludge Wave incredibile, Luigi Laureato ce l'ha fatta. Andiamo a vedere subito un'altra lotta. Qua, team vecchio di un mese fa. Andiamo più veloci. Pestle of Ruin, Arbolee Av. Questo qua è Arboliva Avi. Che è forte come Pokémon, perché la gente non lo sa, ma è così. Hyper Voice. Figa, ma qua c'era ancora Cianpao. No, troppo tempo fa, ragazzi. Andiamo questo replay qua. Non so se l'ho fatto già vedere o è nuovo. Ma noi gli diamo di Sandy Shocks contro Salamence, tiriamo Volswitch. Salamence prende un botto, mettiamo Scizor, arriva Draco Meteor, ci fa un casino. Entra Cinderace sullo U-turn, prende 40. Hydreigon, che è scarso. Niente Azu, e niente. Più veloce. Amoongus entra Iron Moth, per fortuna reggiamo, tiriamo Sleep, lui però si sveglia subito, ci ammazza tutto, ma Walking Wake regge e poi muore, entra Scizor e U-turn, non si capisce un cazzo ragazzi, tutto così veloce, ma Hydreigon sul Pyroball, Draco Meteor, Azumarill, Salamence, Sand Shocks esplode, entra Scizor di nuovo e tira U-turn, Sucker, okay, adesso rallentiamo, lancia fiamme sul Cinderace che ci fa uno U-turn che ci apre il culo. E niente, sembra tutto perduto, ma entra Scizor che diventa Terra Steel e tira Bullet Punch sulla Azumarill che prende il 66%. Siamo più veloci, quindi il suo Aqua Jet non parte, fa Terra Steel, ma noi ammazziamo uguale. Entra Salamence e noi andiamo di Bullet Punch ancora. Entra Valiant, esplode. Via dal cazzo anche Valiant. Entra Salamence e ancora tiriamo Bullet Punch. Da solo Scizor ha ammazzato 4 Pokémon. Entra Cinderace, ma noi leviamo dal campo, sacchiamo Amoongus e poi rimettiamo in campo Scizor. Cinderace non deve avere Sucker e forse non l'avrebbe killato, non lo so. E ammazziamo con Bullet Punch, incredibile. Andiamo nelle robe private, non me ne frega niente se l'altro non mi ha dato il permesso. Sono sicuro che lui andrà bene. Questa lotta, boh, più veloce. Great Tusk sul Slitherwing, che il turno entra Rotom. Rotom rompe un po' il cazzo, quindi mettiamo Amoongus e Hydro Pump, lo reggiamo. E poi Volswitch, e non va bene. Gigadrain su Lattarini. Psico Sciocco fa un sacco. Ma noi tiriamo Clear Smog perché pensavo Calm Mind Dust, invece niente. E entra Scizor sul Drainkiss, per fortuna non tira Mystical. Andiamo di U-turn, ma non ammazziamo. Rocky Helmet, Mystical, eccolo. Più veloce, ammazza Amoongus, entra Sandy Sciocco che va di Earth Power. Io pensavo mettesse Garchomp, invece ha messo Rotom. E questa partita, se non mi sbaglio, è veramente un'inculata. Attarini, Sandy Shocks,
così scambi dove continua a entrare Rotom sull'Earth Power, io non sono impotente. Allora qua, ecco, Volsic via dal cazzo pure Scizor, muoiono tutti, Draco Meteor e Dragon, Great Tusk tira un body press e qua vedo che Rotom prende parecchio la body press. Allora lo tira ancora, lui tira Volsic, grave errore, e adesso metto Sandy Shock sull'Hydropump e lo sacco, speravo missasse ma niente. Qua Draco Meteor su King Abbott e faccio la doppia Draco Meteor predicendo il Rotom e lo ammazzo finalmente, aveva rotto il cazzo. E adesso ecco qua Bullcup. Qua Bullcup lui mi burna. Mi burna, io potevo tirare terra fuoco e essere immune al burn, ma non ci ho pensato. E poi sarei stato debole a terremoto di Chomp, anche se ero più due difesa, quindi sti cazzi. Vabbè. Terremoto. Terremoto. Grip. Conta niente. Terremoto. Body press. Bullcup. King Gambit sul body press, lancia fiamme di Walking Wake, entra in campo Serledge che diventa terra fata e emula Dragon Pulse, io dico cazzo, e poi allora tiro Hydro Pump che fa 60, io tiro Bullcup ancora e io tiro ancora Hydro Pump e la risolviamo così, via il cazzo anche Serledge, molto bene. Questa partita non siamo dall'altro lato. Vediamo. Secondo me l'ho persa questa. Non mi ricordo. Headlong Rush ci fa il culo. E Great Tusk e Rocce. E Volcarona e Spinno. E Iron Moth e Lanciafiamme. E io mo che fo? Cosa faccio? Fiery Dance. Che fa un botto. Era Scarfstow, Iron Moth, non mi ricordo più, forse sì. Brute Bonnet tira Ballet Seed e fa un casino di danni. Ammazza Azumazu. Qua entra Volcazzone, metto Iron Moth, lui tira Quiver, ma io sono Scarf, vero? Sono Scarf? Sono Scarf e tiro Fieri. Lui tira Lanciafiamme e io tiro Fieri. E lui Quiver e io metto Dorkhold e metto Klefki. Che tira T-Wave. Lo blocca con Great Tusk, io tiro Magnet Rise per essere immune a Headlong Rush, terremoto quel che è. E ora faccio una doppia perché non lo so, perché non mi ricordo. E niente, Great Tusk prova a spinnare ma niente da fare, non mi fa spinnare, manco morire. Allora metto Brute Bonnet sulla mossa avversaria qualunque sia, Make It Rain che mi fa un casino, però siamo vivi. E qua lui predice il Sucker e va di Breloom. E allora io vado di Sucker ancora, lui per fortuna non tira Mechmanch, facciamo un po' di danni, spacchiamo un ipotetico Sash, ma forse è Bang. E ora mettiamo chi? Walking Wait, che può tirare, sarà stato Specs questo Walking Wait, sì. Lanciafiamme, che fa 99 anziché 100, vero peccato. Quello di Great Tusk, per provare a spinnare. Spinnerà? Sì. Ha spinnato. Body press su Breloom ammazzato. Volcarona. Terremoto morto. Great Tusk. Che ha portato sintesi speed. Rebootcap. Lui è scarto. Devo tirarmi. Vabbè, non cambia niente. Potevo tirare. Vabbè. Detto Klefki. Che setta il sole. Lui tira Make It Rain. Si attiva l'Electric Button, metto Walking Wake, Protosintesi, Special Attacco, Terra Water, e tiriamo Steam Rush, no, come cazzo si chiama, Hydro Steam, wow, finito il video.